Allora, il nuoto è una disciplina bellissima, è uno sport secondo me per eccellenza che tutti quanti dovrebbero fare e ti insegna a volare perché quando sei in acqua per fortuna ti senti leggero, che tu abbia 20 kg o sia 120 kg, se stai a stare a galla voli. L'età per iniziare a fare nuoto, perciò per andare in piscina, ovvio, dipende uno qual è l'obiettivo che vuole raggiungere. Avvicinarsi all'acqua è un po' come avvicinarsi a una lingua straniera che non conosci. Prima inizi, meglio è, però non bisogna neanche poi fissarsi. Molti genitori portano i bambini in acqua dicendo devono iniziare a imparare a nuotare a 3 anni. Da 3 a 4 a 5 anni, ci si diverte, si fa l'ambientamento, si gioca con l'acqua e si sta comunque a contatto con il maestro piuttosto che con la maestra. Invece la didattica parte appunto dai 5-6 anni dove il bambino ha la capacità di capire quale esercizio da fare e qual è la disciplina poi da mantenere da quell'età fino a magari anche la mia. Quando uno decide di fare uno stile piuttosto che l'altro è dettato ovviamente da una acquaticità lanciata verso il delfino piuttosto che verso il dorso. Molte persone ci chiedono se uno lo riesce a capire subito qual è la strada da intraprendere. Vi faccio un esempio pratico. Io da piccolo ero dorsista, adesso il dorso è lo stile che odio, non è che odio, che sono negato. Perciò l'evoluzione è molto importante che il bambino venga educato a fare tutti e quattro gli stili, perciò delfino, dorso, rana e lo stile libero. E più piccoli sono, devono riuscire a fare poi le distanze anche più lunghe. Premesso che poi facciano un preagonismo, perché se uno invece fa soltanto una didattica per imparare a stare a galla è un altro discorso. Però se parliamo di uno che decide di fare uno stile piuttosto che l'altro, credo che tutti e quattro gli stili uno debba saperli fare una volta che fa un percorso. E poi se decide di essere velocista o mezzofondista, questa è una cosa che riesce a capire poi l'allenatore. L'allenamento standard di un atleta agonista più o meno si divide in due tranche al giorno, perciò 2 ore al mattino, 2 ore al pomeriggio e poi una palestra, comunque una preparazione a secco che può essere sia di corpo libero che di un programma di forza fatto in palestra, almeno di un'oretta e un quarto, 3 volte a settimana. L'alimentazione, secondo me, per tutti gli sport, non soltanto per il nuoto, è un aspetto molto importante nel quale credo da anni, da 20 anni che mi sono fatto seguire, ma principalmente ho avuto la fortuna di avere un'ottima educazione familiare, perciò noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove la dieta mediterranea detta legge, perciò non ci mancano i prodotti buoni, naturali e forse dovremmo farne affidamento il più possibile. Attraverso le Happy Meal Sport Camp, il messaggio che cerco di dare io, che sono un pochettino il precursore di una vita sana e di un'attività sana, è quello appunto di insegnare ai bambini che muoversi è fondamentale. Io spesso dico che comunque non c'è bisogno di iscriversi per forza in una piscina o in una palestra. Si può anche giocare giù al campetto, si può andare a camminare o a correre con il cane, andiamo al parco, stiamo insieme ai nostri genitori il più possibile. Però muoviamoci, non stiamo incollati alla televisione, a un videogame, soprattutto non al telefonino. E invece se parliamo ovviamente di alimentazione, credo che sia importante avere mangiare di tutto. Io mi ricordo quando ero piccolino, se non mangiavo una cosa, mia mamma diceva tanto lo mangi domani, perché è impossibile dire non mi piace se non lo provi. E questa è la cosa che cerchiamo anche attraverso questo Happy Meal Sport Camp di far capire ai ragazzi che non esiste soltanto il piatto di pasta e la carne, esistono le verdure, la frutta di tutti i colori. L'alimentazione è un arcobaleno, ce n'è per tutti i gusti.